Andiamo a parlare di un fatto che interessa molti studenti, soprattutto quelli che frequentano la cittadella universitaria. Ne parliamo con Leonardo Tricomi della Scuola di Medicina. Intanto buongiorno e ben ritornato qui su Radio Fantastica. Grazie, buongiorno a voi. Cosa lamentate per quanto riguarda la questione parcheggio? Sì, intanto grazie per l'opportunità. Da oltre un mese l'azienda ospedaliera e la società appaltatrice che gestisce tutti i parcheggi del Policlinico ha cambiato la tariffazione precedente, eliminando qualsiasi agevolazione per noi studenti, e quindi ci ritroviamo dal pagare 70 centesimi per mezza giornata a 80 centesimi l'ora. E quindi abbiamo degli oneri economici importanti, perché noi chiaramente abbiamo delle lezioni obbligatorie, tirocini, esami, e anche gli specializzandi hanno questi oneri economici e, come sappiamo, loro vanno a lavorare tutti i giorni nelle aree del Policlinico. Mi scusi, quindi da 70 centesimi al giorno, a mezza giornata, a 80 centesimi l'ora? L'ora, esatto, sì. Quindi un'incidenza praticamente notevole sulle vostre tasche? Esattamente, perché prima l'agevolazione era solo per noi studenti, invece ora noi siamo considerati come quasi tutti gli utenti del Policlinico, come i pazienti, insomma coloro che si recano in quelle aree. Esatto, sì, è un moltiplicatore importante questo. Voi cosa chiedete? Noi chiediamo intanto un tavolo tecnico, perché crediamo che il confronto sia l'arma migliore, il dialogo, per cercare di costituire delle basi. Chiediamo e abbiamo già noi inviato le nostre proposte di ripristino della tariffa agevolata ed eventualmente anche in aggiunta, per chi volesse, degli abbonamenti mensili convenienti. E chiaramente per gli studenti specializzandi che vanno a lavorare in quelle aree, l'accesso gratuito alle aree del Policlinico, così come oggi accade per i dirigenti medici. Avete fatto questa richiesta a chi? Noi abbiamo indirizzato la richiesta al magnifico rettore, al direttore generale dell'Università di Catania, all'azienda ospedaliera, alla società Ecotourist e chiaramente anche alla scuola di medicina di cui siamo rappresentanti. Però ad oggi solo la scuola di medicina ha risposto. Ecco, infatti, cosa vi ha risposto la scuola? La scuola di medicina ha inviato una lettera in cui chiede un tavolo di confronto all'azienda ospedaliera, però ad oggi c'è il totale silenzio sia da parte dell'azienda ospedaliera che dell'Università di Catania, che riteniamo inaccettabile. Voi a questo punto cosa pensate di fare davanti a questo silenzio? Noi stiamo cercando intanto di raggiungere quanta più gente possibile col nostro messaggio, infatti vi ringraziamo, quindi attraverso giornali, radio, televisione, e intanto cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica. Oggi avremo il consiglio di facoltà, il consiglio di scuola, in cui presenteremo ufficialmente la nostra istanza in maniera istituzionale, e quindi speriamo che dopo questi interventi si possa realmente aprire un tavolo tecnico con l'azienda ospedaliera. Tricomi, può ricordare ancora una volta l'incremento di costo, o meglio la differenza di costo di trattamento che avete subito? Sì, siamo passati da pagare 70 centesimi mezza giornata a 80 centesimi l'ora. L'ora, ricordiamolo, 80 centesimi l'ora. Grazie ancora a Leonardo Tricomi, consigliere Grazie della Scuola di Medicina. Ovviamente siamo all'Università di Catania. Buona giornata, buon lavoro. Grazie mille, arrivederci, buona giornata.